Dopo la spaccatura del PDL in consiglio comunale a Pistoia, quattro consiglieri formano Pistoia Domani, un gruppo civico di cui fanno parte Margherita Semplici, che sarà la capogruppo, Alessandro Capecchi, Stefano Gallacci e Alessandro Tomasi, tre ex AN, quindi è un ex democristiano Gallacci, per un gruppo nato in un periodo di forte smarrimento del centrodestra a livello nazionale. Prendiamo atto del fatto che la consigliera Celesti e il consigliere Sabella hanno scelto di costituire il gruppo di Forza Italia. Quindi i residui, cioè i consiglieri eletti nel 2012 nel gruppo del PDL, io, il consigliere Capecchi, il consigliere Tomasi e il consigliere Gallacci abbiamo preso questa decisione proprio per garantire una continuità rispetto al mandato degli elettori avuto nel 2012. Un progetto che ha un orizzonte assolutamente locale che si chiama Pistoia Domani. Ci distinguerà il fatto di continuare esattamente in quella che era la direzione del PDL, rispetto al quale purtroppo dobbiamo registrare anche a livello nazionale un'inversione di tendenza di Forza Italia. Il PDL era nato come grande progetto di unione per i moderati e noi riteniamo di dover portare avanti quel concetto di alternativa netta rispetto alla città che è stata male governata negli ultimi 60 anni, per cui assolutamente in continuità rispetto al progetto iniziale del 2012.